Benissimo, siamo con Daniele Cattaneo, allenatore della Pallacanestro di Milano da una vita in Serie C, prima vittoria fuori casa per la Pallacanestro di Milano. Abbiamo vinto anche a Cernusco. Avete vinto anche a Cernusco 20-0, però il 20-0. No, ma avevamo vinto. Avevate vinto anche su di un punto, sì. Come hai visto questa partita? Come hai visto i nuovi ragazzi di Rovello che abbracciano per il primo anno la C2? Ma era una buonissima squadra, ha giocato bene, abbiamo messo noi in difficoltà con la zona, ma devo dire forse la miglior squadra che ho incontrato fino adesso, no? Cioè un rapporto tra gioventù e futuribilità rispetto, che so, al Garbagnate, che ha due grandi giocatori ma che gioca sempre nello stesso modo. Questo è un gruppo di ragazzi interessanti, c'era un, mi pare, un Ricciolo numero 16 che non ha giocato tanto, ma un fisico strepitoso, grande classe. Ecco, poi buono anche il playmaker piccolo che tira da lontano, è sembrato una gran, cioè, una gran squadra interessante. Ho visto la tua bella squadra, i tuoi vecchi Marpioni, Reali, Solaini, che hanno dato veramente tanto questa sera, hanno tirato molto bene, devo dire. Qualche giovane che mi è piaciuto. Ecco, cioè, volevo dire anche questo, cioè, noi abbiamo giocato per via dell'infortunio in riscaldamento dell'espulsione, ho fatto giocare 4 minuti un ragazzo del 96 che è proprio ha cominciato col nostro Binibazzi, e questo per noi è un segnale importante, tenendo sempre conto che in una città come Milano c'è la pallavolo, c'è la pallamano che adesso attacca, c'è il rugby, c'è tutto, e in più ci sono ogni 50, ogni 500 metri una società. Se cominciamo finalmente a riuscire a mettere in campo dei ragazzi del nostro settore giovanile, stiamo facendo qualcosa che è molto difficile, che tra l'altro ripercorre, cioè noi abbiamo vinto nel passato 3 titoli italiani a livello giovanile, quindi questo insomma è un momento significativo. E poi ci sono i miei figli che spero che prima o poi potranno giocare. Complimenti per la vittoria, ci vediamo al ritorno. Complimenti a voi, grazie, bravi e in bocca al lupo. Siamo con Elle Solaini, grandissimo playmaker della Pallacanestro di Milano. Come hai visto i tuoi compagni questa sera, come hai visto la vostra partita? Beh, l'ho vista molto male, perché in realtà adesso devo rimettere un po' a fuoco tutto, perché ho giocato, credo di aver giocato 38 minuti, però abbiamo avuto un problema fisico proprio nel riscaldamento, Riccioni purtroppo una contrattura alla schiena. Dopo 3 minuti l'arbitro secondo me non ha visto bene un contatto, Mastrantoni espulso, quindi si sono ridotte le rotazioni, e nonostante le assicurazioni della società da un anno e mezzo a questa parte, alla fine 38 minuti, che devo dire la verità sono contento di giocare ed è bello giocarli anche. No, li ho visti, devo dire, noi siamo una squadra molto in costruzione, perché intanto ci sono stati due innesti nuovi che questa sera hanno subito avuto un impatto, e sono due, oltretutto due bravissimi ragazzi, quindi la cosa importante per noi è che come gruppo del vivaio. No, non sono del vivaio, però sono giocatori, vecchie conoscenze, sì. E in realtà potranno solo che aiutarci col passare delle partite. Dopodiché è chiaro che noi siamo una squadra anche abbastanza che ha bisogno secondo me anche di tempo, col passare del tempo, conoscendoci tutti sempre meglio, e anche per costituzione fisica miglioreremo fisicamente, il meglio diciamo che lo dobbiamo ancora far vedere, ecco. Certo, i tuoi avversari, ho visto che salutavi con molto amore Mosconi, perché lo conosco, una vecchia conoscenza, ho visto che conoscevi qualche nostro giocatore, come li hai trovati con l'approccio con la nostra Serie C? Beh, ormai devo dire la verità, ne conosco almeno 3-4 per squadra, per cui no, devo dire che sapevo più o meno la squadra, non ero proprio informato su tutti, ma questo è un campo difficile, secondo me è una squadra comunque di valore per la categoria, non è che per questo campionato loro secondo me sono molto preparati, si vede che sono allenati, sono andati un po' in difficoltà a un certo punto quando abbiamo cambiato difesa, però secondo me questo è un campo difficile, e dicendo tutte queste cose di bene dei miei avversari ovviamente sottolineo il fatto che per noi sono due punti davvero importanti. Veramente. Sì. Bene, complimenti, ci vediamo al ritorno nella vostra palestra di Milano, complimenti per la vittoria. Grazie. E alla prossima. Buon campionato a tutti. Grazie, grazie tante. Okay. Eccoci con Bomba Bombarda, esordio questa sera per lui sul campo della Serie C, ha già esordito nella partita di Cermenate, nel torneo di Cermenate. Come hai visto i tuoi compagni questa sera? In cosa abbiamo mancato questa sera? Esperienza in una C2, cioè siamo partiti anche molto molto bene andando subito sul più 12, poi però un po' gli arbitri, un po' le nostre disattenzioni, loro sono riusciti a tornare sotto e alla fine l'ultimo tiro l'hanno avuto meglio da loro. Alla fine secondo me ha pagato molto la loro
zona e noi la nostra fatica a non riuscire a correre contro la loro zona, secondo te? No, noi non abbiamo corso bene, poi abbiamo avuto anche il terzo quarto, da metà terzo quarto non entrare neanche più i tiri da fuori anche liberi, quindi anche quello ha fatto il suo. Perfetto, il tuo esordio com'è stato? Come ti sei visto? Beh, ho giocato un minuto e mezzo, due e... va bene così. Va bene così, l'importante è aiutare la squadra ad allenarsi, complimenti per la tua partita, ci vediamo alla prossima.